Ciao, in questo video ti faccio vedere le combo principali del mazzo Kash Tirah, ovviamente post-banlist. Il video nasce perché ho costruito il mazzo e poi ho deciso di impararlo. Io faccio sempre così, prima lo faccio e poi imparo. Però cercando online su YouTube non ho trovato un video che spiegasse le combo come volevo io. Allora ho deciso di pensarci da solo. Ma detto questo, vediamo le nostre combo. Tra le migliori mani iniziali che possiamo avere con questo mazzo, sicuramente queste due carte sono presenti, perché quando abbiamo queste due carte possiamo fare una marea di cose. Il pianeta ci va ad aggiungere un mostro Kash Tirah dal deck alla mano, ci pompa i nostri mostri e, quando attiviamo l'effetto di Shangri-La, distrugge una carta sul terreno. Unicorno invece va ad aggiungere dal deck alla mano una carta magia Kash Tirah e quindi è utilissimo. Adesso qua possiamo decidere se andare prima di pianeta pressato, prima di unicorno. Ovviamente in questa situazione con solo due carte, se ci prendiamo un Ash si muore, però facciamo conto che il nostro avversario in questo caso non ha alcuna entrap. Quindi possiamo fare special unicorno, unicorno attiviamo l'effetto per aggiungere una magia Kash Tirah dal deck alla mano, andiamo ad attivare il nostro pianeta pressato, pressato si attiva e ci fa aggiungere un mostro Kash Tirah dal deck alla mano e vado ad aggiungere il mio Ferrir. Qui attivo Nascita. Nascita mi permette di evocare senza tributo un mostro di livello 7 e vado ad evocare il mio Ferrir. Attivo l'effetto di Ferrir per aggiungere alla mano Rysart e visto che controllo un mostro Kash Tirah, posso evocarlo specialmente, in questo caso in posizione di difesa, ma poco ci importa. Adesso è molto importante che voi capiate questa combo, o meglio, è davvero semplicissimo. Adesso quello che sta per accadere è importantissimo perché altrimenti vi bloccate. Quello che dobbiamo fare è sovrapporre prima di tutto i due Kash Tirah, Unicorno e Ferrir, per evocare, scusate, dall'altro lato, Shangri-La. Per poter evocare il nostro Arisart con un solo materiale è necessario che Shangri-La attivi il suo effetto in quel turno. Per fare questo noi utilizziamo l'effetto di Rysart. Rysart ci permette di bandire una carta Kash Tirah dal nostro deck. Per poter far diventare questa carta di livello 7 e bandire tre carte coperte dalla cima del deck del nostro avversario. Quindi attiviamo l'effetto di Rysart bandendo la nostra Big Bang Kash Tirah, la nostra trappola, perché ci serve anche a riciclare un materiale da sotto Shangri-La. Ora vi faccio vedere. Quindi attiviamo l'effetto di Rysart, bandiamo la carta, si trigger l'effetto di Shangri-La e possiamo decidere quale far partire prima, se fare chain 1 e chain 2 o chain 1 e chain 2. È la stessa cosa. Quindi qua facciamo caso che andiamo di chain 1 Big Bang, chain 2 Shangri-La. Quindi blocchiamo la zona del nostro avversario, con Big Bang andiamo a staccare una carta da Shangri-La e la aggiungiamo alla mano e poi possiamo decidere di evocare la carta che abbiamo staccato. In questo caso va benissimo perché Unicorno, quando il nostro avversario attiva effetti di mostri, possiamo andare a vedere l'Hexadeck e bandire una carta, quindi utilissima. E dopodiché possiamo andare ad evocare, specialmente su Rysart, vi consiglio sempre Rysart, il nostro Arisard. Possiamo evocarlo in posizione di attacco oppure, se avete paura di fulmine tempesta, in posizione di difesa. Questa è sostanzialmente una prima mano e una prima board per un primo turno di questo mazzo. Vi ricordo che Rysart per ogni carta che viene bandita ci permette di attaccare ad essa come materiale una carta, quindi non fa mai male, questa è proprio una volta per catena. Nel caso in cui vi spaccassero a Rysart, è importante che voi sappiate che potete recuperarlo dal cimitero utilizzando Tirlamance. In che maniera utilizzate Tirlamance? Tirlamance va a bandire il nostro Rysart per evocarsi specialmente, quindi avremo poi questa situazione così. E se avete anche preparazione attiva, con preparazione potete rievocare il vostro Kash Tirah che è stato bandito. Questo è l'unico modo che il mazzo ha per tirare fuori Arisart, altrimenti potete anche utilizzare un normalissimo mostro resuscitato e funziona comunque.
Vediamo adesso un'altra situazione, un altro caso per questo mazzo, il caso in cui abbiamo Ferrer, Unicorno e Nascita in mano, un'ottima mano che fa sempre piacere. Qui possiamo partire di Unicorno, di Ferrer è indifferente, perché se partiamo di Ferrer e si prende un Ash con Unicorno, aggiungiamo Casteosis e possiamo andare a prendere il mostro che magari volevamo aggiungere alla mano con Ferrer. Allora, ovviamente lì poi si va a parlare per forza di Rysart nel caso in cui ci fermassero Ferrer. Adesso facciamo sempre caso che il nostro avversario non ha alcuna entrap, anche perché, ripeto, non c'è l'avversario, quindi è molto importante che voi evocate, in questo caso prima Ferrer o prima Unicorno, Nascita la usiamo dopo. Quindi andiamo per esempio di Unicorno, Unicorno si attiva l'effetto e aggiungiamo Teosis, attiviamo Nascita, evochiamo Ferrer e attiviamo l'effetto per aggiungere, aspettate che ce l'ho, Rysart. Mi ero preparato le carte ma poi ho cambiato in corso d'opera. Adesso possiamo usare Teosis per targettare Ferrer o Unicorno, non ci importa, per poter evocare specialmente dal nostro deck una carta castirà con attributo diverso. Se targettiamo Unicorno possiamo evocare il nostro Spaventartiglio, se targettiamo Ferrer non possiamo evocare Spaventartiglio, dobbiamo evocare un'altra carta come magari Orco. Adesso per un primo turno Spaventartiglio non è male, Teosis ci permette di evocare il mostro in posizione di difesa e poi ci locca in evocazioni Xyz per il resto del turno, ma a noi poco importa perché dobbiamo fare quelle. Qui poi andiamo ad evocare specialmente il nostro Rysart. Prima di attivare l'effetto, sempre prima di attivare l'effetto perché altrimenti non potete poi accedere a Rysart, andiamo a fare le nostre sovrapposizioni. Qui possiamo sempre andare di Ferrer o Unicorno, oppure Ferrer e Spaventartiglio, Unicorno e Spaventartiglio. Noi andiamo con la classica per fare il nostro Shangri-La. Attiviamo l'effetto di Rysart per poter triggerare poi il nostro Shangri-La e bandiamo Big Bang, fatemela mettere qua sotto così è anche più comodo. Quindi poi si attiva l'effetto di Ira e si attiva l'effetto di Big Bang. Ira blocca una zona, Big Bang ci permette di aggiungere alla mano il mostro che stacchiamo da un Xyz Castira che controlliamo e poi evocarlo specialmente, possiamo quindi fare così. Siccome abbiamo attivato l'effetto di Shangri-La possiamo andare ad evocare il nostro Rysart e poi se non siamo ancora contenti potremmo andare ad evocare anche il drago metallico fiamma occhi rossi, una cosa simile a quello che ha l'effetto Barn utilizzando i due Castira che abbiamo, oppure un altro Xyz di livello 7 o restare così. Ok, abbiamo anche situazioni simili dove abbiamo 5 carte che sono meravigliose secondo me. Iniziamo qua da dove vogliamo, sostanzialmente possiamo provare a fisciare un entrap, un Ash attivando prima pianeta, quindi io attivo pianeta, ne dichiaro l'effetto, dico voglio aggiungere il mostro Castira, se prende Ash poco importa perché gli altri mostri ok. Se prende Ash poco importa perché tanto gli altri mostri li ho già in mano, quindi non mi importa più di tanto. Facciamo finta che passi, vado ad aggiungere, guardate, qua, mostro, Castira, Spaventartiglio, in questo caso ma può essere qualsiasi altro mostro, poco mi importa. Vado ad evocare poi specialmente il mio Unicorno, Unicorno ne dichiaro l'effetto e prendo Teosis, attivo Nascita, evoco normalmente Ferrer, attivo effetto Ferrer, aggiungo Tirlemans Castira, evoco specialmente Rysart in posizione di difesa o di attacco, poco ci importa, attivo poi Teosis, targetto Unicorno per evocare specialmente il nostro Orco, Orco effetto, aggiungo la mia preparazione che vado a settare. Adesso abbiamo già una bellissima mano secondo me. Qui andiamo a sovrapporre Unicorno e Orco per fare il nostro Ira, dopodiché attiviamo l'effetto del nostro Rysart per bandire la nostra Big Bang che metterò qua sotto per comodità,
bandiamo Big Bang, quindi chain 1, chain 2 o chain 1, chain 2 è completamente uguale in questo caso, poi vedrete voi a seconda delle situazioni. Lottiamo una zona, stacchiamo il materiale ed evochiamo specialmente il mostro. Adesso, volendo, noi possiamo andare ad evocare specialmente il nostro Arisart, semplicemente facendo così. Qui possiamo anche decidere se evocare il nostro Tirlamans Castira o il nostro Spaventartiglio. Secondo me in questo caso Tirlamans è la scelta migliore, perché quando la evochiamo specialmente bandendo Castira Teosis, e qui parte anche l'effetto di Arisart che ci permette di attaccare alla carta un materiale, qua possiamo andare a mettere Teosis oppure possiamo anche mettere Big Bang, che poi staccheremo al turno dopo quando ne attiveremo l'effetto, e poi si triggerà l'effetto di Tirlamans in entrata che ci permette di bandire tre carte dalla cima del mazzo dell'avversario. In realtà sarebbe mandarle al cimitero, ma visto che c'è Arisart le bandiamo. Quindi andiamo a bandire le carte e poi ne attacchiamo una da Arisart, altrimenti possiamo anche andare ad attaccare Teosis. E questo secondo me è tutto quello che c'è da sapere riguardo le combo principali di questo mazzo. È ovvio che poi devi andarle ad adattare alle situazioni, quindi dovrai vedere un po' tu come muoverti in base ovviamente anche ai matchup che avrai contro. Se ti piace questo genere di video, fammelo sapere nei commenti e iscriviti al canale per supportare il mio lavoro. Detto questo, noi ci rivediamo al prossimo video. Potete trovarmi sulle pagine social di Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E niente, di nuovo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!